L'importanza della testimonianza a 78 anni dalla liberazione del campo di Auschwitz nel 1945. Oggi si celebra il giorno della memoria anche a Genova con una cerimonia ufficiale a Palazzo Ducale, alla quale sono intervenuti tantissimi giovani delle scuole presenti in platea con i loro insegnanti. Del resto è soprattutto per loro che è importante tramandare il ricordo, anche perché, come ha spiegato Ariel dell'Ostrologo nell'orazione ufficiale che ha tenuto in qualità di consigliere della comunità ebraica di Genova, man mano che vengono a mancare coloro che i campi di sterminio li hanno vissuti, è fondamentale continuare a mantenere il ricordo del periodo più cupo della storia europea. Oggi è difficile pensare che le nuove generazioni non sappiano che c'è stata la Shoah. È più difficile invece capire come evitare che la Shoah sia strumentalizzata, penso agli stadi, penso alla politica. Tante le autorità presenti, dal sindaco Bucci al viceministro Rixi, al prefetto di Genova Franceschelli. C'erano le leggi razziali in Italia, le leggi razziali sono quelle che poi hanno generato il trasferimento delle persone nei campi di concentramento. Le leggi razziali sono una cosa che anche la nostra città non ha recepito nel modo giusto. Molti genovesi si sono invece prodigati personalmente per aiutare le persone o a scappare dall'Italia o andare in Svizzera o fare altro, o rifugiarsi. Ecco, le amministrazioni non hanno fatto questo. Il timore, come ha fatto notare Liliana Segre, è che questa celebrazione possa trasformarsi col tempo in una stanca ricorrenza svuotata di significato. La presenza attenta e coinvolta di tanti ragazzi oggi pare scongiurare almeno per ora questo pericolo. Molti di loro sono stati premiati questa mattina per i lavori svolti sul tema della Shoah. Libri, giornali, cortometraggi e film di animazione, attraverso i quali i ragazzi hanno potuto comprendere appieno quale sia il valore del ricordo.